Salve a tutte e tutti, amiche ed amici, per la rubrica gastronomica, l'angolo di gastronomia Casareccia, vi insegnerò come preparare olive sott'olio. Innanzitutto dobbiamo avere delle olive nere, perché se no non c'è la ricetta. Questo è un tipo di olive per fare olio. Le abbiamo sciacquato, pulito, asciugato, le mettiamo in un recipiente. Gli mettiamo 100 circa grammi di sale per chilo. E le copriamo di acqua. L'importante è che rimangano immerse. All'uopo possiamo mettere, anzi dobbiamo mettere un piatto perché non galleggino. Piattino di porcellana. Oxford. Piattino Oxford. Ecco. Per 10-15 giorni devono stare così perché gli va via l'amarezza. Adesso invece sono molto amareggiate. E ogni tanto magari girare, tenere in un luogo buio, areato, vabbè, poi io questo video lo continuerò in seguito per farvi vedere come procede la lavorazione. Adesso è stata la prima parte del tutorial di gastronomia Casareccia, come fare conservare l'olive sott'olio allo stile Saint-Enchard. Arrivederci e ci vediamo fra circa 10-12 giorni. Ciao ciao! Se non avete fretta, se no pazientate. Salve di nuovo care amiche ed amici, qui il vostro amico Saint-Enchard per la rubrica gastronomia Casareccia. Ci abbiamo lasciato parecchio tempo fa per il tutorial di come fare le olive, una conserva di olive. Io ho fatto vedere che le mettevo in salamoia, poi ho fatto altri video, però ecco il prodotto finale è questo: un vasetto di olive sott'olio con le spezie, con tutti gli aromi, profumi, gli odori che volete. Importante, dategli un'asciugata o al sole o nel forno alle olive, perché non conservino umido, se no poi possono ammuffirsi sott'olio, perché l'olio isola, però non sterilizza. Quindi dopo parecchio tempo io c'ho un altro taglio di barba e c'ho un fiaschetto di olive sott'olio, che sono molto saporite, già ne abbiamo mangiato. Volevo farvi vedere la ciotola che ho messo altre olive, forse ve la faccio vedere. E non è necessario conservarle un anno le olive, anzi se ne vanno via subito, però se gli date un mesetto di tempo per raffermarsi bene, prenderanno tutto il sapore dell'olio e
delle spezie, del peperoncino, di tutto quello che la vostra fantasia vi dice: finocchio, finocchiello, origano, rosmarino, quello che volete voi. Beh, ricordatevi di dargli, non dico una cottura al forno, ma un colpettino di forno leggero a 30 gradi per 1-10 minuti. Se volete, potete non snocciolarle. Queste hanno il nocciolo, però l'importante è che si asciughino bene. Non cuocetele al forno. Se invece c'è un giorno di sole estivo, beh, si asciugheranno 2 o 3 volte in un drappo al sole e si asciugano. Spero che questo suggerimento, questo tutorial gastronomico vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, votate mi piace, mettete il video tra i favoriti, per favore, diffondetelo nelle reti sociali, Facebook, Google Plus, High Five, Twitter, e iscrivetevi al canale. E se potrete fare clic nei banner pubblicitari, mi farete un favore. Io sono disoccupato, magari YouTube inizia a darmi un centone di dollari. E più presto farò altri tutorial di gastronomia. Per il momento è tutto, vi ringrazio di seguirmi, siete sempre di più quelli che mi guardano e sono anche aumentati gli iscritti. Immo, che vi faccio vedere dove stanno le altre olive in Salamoia. Arrivederci e grazie. Saluti a Mimmo Corcione e a tutti i miei amici che mi seguono. E tu, Marco Travaglio, ricordati che qui, nella persona di Sant'Enciana, hai un collaboratore per il tuo fatto quotidiano. Fatti vivo, chiama, scrivi. Io, per la modica somma di 10.000 euro al mese, potrò collaborare col tuo periodico, col tuo quotidiano. Ciao. Ecco qua, gente. Come io conservo in un luogo asciutto, fresco, ventilato e in penombra, le olive. Come vedete, uscite, sta salendo della spuma. Ecco qua le olive. Ogni tanto bisogna rimuoverle. E le potete lasciare 10-15 giorni, anche di più, quello va a vostro insindacabile giudizio. L'importante è che si spurghino e che gli vadi tutto il sapore e l'odore acido, amaro. Dicono che bisogna mettere 100 grammi di sale per ogni chilo di olive, però se un po' meno di 100 grammi o un po' di più va anche a vostra discrezione. Girate in modo che tutte le olive possano essere esposte alla stessa salamoia, se no si forma una concentrazione nel fondo e le altre rimangono distratte perché non si concentra dappertutto, no? È meglio dire. Poi qualcuna diventa più chiara, qualcuna più oscura. Ecco, anche l'acqua diventa un po' torbida perché forse stinge le olive. Quando vi sembra che le olive hanno la giusta coloratura, o quando sono passati 15-20 giorni, non devono rimanere molto tempo. Arrivederci e grazie di seguirmi.